Ora l'angolo e c'è il gol. Ha realizzato Casilli. Ha realizzato Sergio Casilli. Che va verso la curva. Bellissima azione. Casilli è un beniamino di questo pubblico. Realizza il gol dopo averlo sfiorato un attimo fa. Quel sesto tiro dalla bandierina da parte di Ceccaroni. Gran gol di Casilli di sinistro. Al trentesimo ha segnato Casilli. Trentatreesimo, sesto corner per lo Spezia, uno solo ne hanno battuto gli avversari. Dalla bandierina Ceccaroni, Casilli di testa, sbucca improvviso e infila al 7. Sergio, primo gol che finalmente vale due punti. Beh, io qualcuno importante era far gol, no? Senz'altro, grazie. Per Rossa, per Casilli, che segue l'azione. Vai. Ottimo. E gol! Grande gol di Santo Perrotta, ma è un'azione stupenda di Casilli. Stupendo, tutto bello, tutto bello. Grandissimo gol al 44esimo, Casilli Perrotta, 1-0, stupendo, tutto bello, tutto bello. Grandissimo gol al 44esimo. Sergio, esordio con la Carrarese, subito 1-0, abbiamo riscattato Venere. Beh, mi sembrava logico, soprattutto per la gente che ci teneva tanto. Per fortuna abbiamo vinto e penso che sia stato anche un discreto spettacolo. Grazie. Ancora Ceccaroni, ecco il cross. Colpo di testa di Casilli e palla in fondo alla rete. E il 2-1 ha cercato di testa Casilli. Il raddoppio porta la firma di Casilli, anche stavolta c'è un'azione caparbia ad opera di Mussi che difende benissimo un pallone, lo mette in mezzo, non ci arriva Paci, ma Casilli da dietro colpisce di sinistro, palla sul paletto e poi in rete. Una grande festa, vedete, il pubblico che fa la cornice, ormai si gioca con il pubblico praticamente in campo, anche l'arbitro ovviamente ha deciso di tollerare questo, non c'è d'altra parte nessun problema, quanto vediamo.
ed ecco il fischio finale. Parma in Serie B, vedete l'invasione, l'invasione di campo del pubblico. Il Parma per la prima volta festeggia al Tardini il raggiungimento della Serie Cadetta. È uno spettacolo veramente splendido. Noi che dal Tardini ci eravamo dovuti occupare qualche settimana fa di episodi purtroppo meno felici, oggi veramente commentiamo con grande soddisfazione questa festa sportiva, la festa di questo spettacolo sempre affascinante, sempre bello. Oggi doppiamente bello, con un Parma che ritorna subito ad un anno di distanza in Serie B. C'è Arrigo Sacchi circondato dal pubblico, è tutta una festa, tutta una bandiera giallo-blu, veramente un grande spettacolo, una domenica che non sarà facile dimenticare. Volano fiori in campo, Sacchi in trionfo. Ascolto a voi tutti, buonasera. Vezio Venetti, Fabio Dati e Salvatore Burgarella dall'Armando Picchi di Livorno per la gara di ritorno fra Livorno e Campania, partita che deciderà chi sarà il vincitore della Coppa Italia semiprofessionisti. Su Laurenti, bravo Dondoni, per Marocchi, controllo sul centro, entra dentro, tira ed è gol! Ed è gol! Ed è gol Casilli! Livorno 1, Pozzuoli 0! Finita! Livorno ha vinto la Coppa Italia 1987, onore al merito! Tutto il pubblico, invasione pacifica di campo di tutti i livornesi. But I will say these words, I remember the first time.